parlando, ragazzi. Ragazzi, purtroppo mi sto facendo lo shampoo perché devo fare una cosa orribile. Però prima di dirvi che cosa, tanto penso che si legga dal titolo, devo guardare qua. Siccome questo è un periodo di magra e non si può uscire di casa, non fatelo, mi raccomando. E i miei capelli stanno diventando qualcosa di troppo, veramente troppo lungo, mi affido a mia mamma, quindi mi faccio tagliare i capelli da lei. Ho paura? Sì. Tanta? Certo. Però che devo fare? O mi li taglio così o me li faccio crescere. E siccome sono diventati ingestibili, fra poco vedrete Mirko seduto su una sedia. Mamma, tu sei sicura che puoi farlo, vero? No, non sono sicura. Comunque con i capelli col gel così stai benissimo. Perché guardi diritto? Vabbè, ho paura. Che... al momento in cui inizi a fare il primo taglio è fatto. Infatti. Vai. Andato. Vai. Oh, non puoi tirarti più indietro. Hai fatto una volta, lo farei fino alla fine. Di solito dal barbiere c'è lo specchio. Quindi ah, è vero. Puoi vedere quello che sto facendo. Ma no. Quindi ancora più, anzi. Se nei prossimi video ci sarà un cappello, ci sapremo. Ragazzi, ci vediamo dopo per vi dire il risultato. Allora ragazzi, io ancora non so cosa è successo. Questi sono una parte dei capelli che mi hanno tolto. Mi aspettavo di più però, sai? Mi aspettavo veramente di più. Gli attrezzi, voglio evitare i capelli. Adesso vado a vedere lo specchio. Ho paura. Oddio! Gesù Cristo! Cosa mi è successo? Madonna. Madonna. Altri capelli. Vabbè, fatti di nuovo lo shampoo e poi vediamo. Te le sistemiamo modo tu e vediamo, dai. Madonna. Non ti sono piaciuto? Non è che non mi sono piaciuti, è che mi manca il mio barbiere in questo. Ma se ne sistema un modo su e vediamo, dai. Una hoppa selvatica. Ok ragazzi, questo è il risultato finale. Però dai, oh. Eh? Sì o no? No. No? Diciamo. E niente, forse ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Non so, mi sento strano, ma... sento strano. Vabbè, dai. Hai un mese di tempo, forse un mese, per farti ricrescere. Ciao!